Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Poi disse: Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Vogliamo dedicare un po' di tempo a questo dolcissimo episodio della nascita di Isacco, un po' perché è il compimento del ciclo di Abramo e l'inizio del ciclo successivo, ma anche perché in qualche modo voglio rendere ragione di tutta la ricchezza della tradizione ebraica su questo testo. Infatti, per gli ebrei, la nascita di Isacco ha un significato paragonabile al nostro Natale è il compimento della promessa di Dio e come vedremo il Talmud e i vari commenti, i vari Midrash che ci sono stati nel corso dei secoli spiegano molto bene questa cosa così per farvi un esempio, per farvi capire leggo direttamente dal Midrash Bershit Rabbah cosa aveva di speciale quel 15 di Nisan? Perché il sole, la luna e le stelle gioirono nel cielo? E perché la gente in terra era felice? Lo sapevano tutti. La moglie di Abraham, Sara, una donna di 90 anni, aveva dato alla luce un figlio. Il giorno della nascita sul mondo erano piovute molte benedizioni miracolose. Le donne sterili avevano concepito, i ciechi avevano riacquistato la vista. Le persone di scarso intelletto erano state benedette con l'intelligenza, perché chiunque venga a sapere della nascita gioirà, aveva esclamato Sara. Perché Hashem ha benedetto il mondo intero a causa mia. Allora innanzitutto notiamo questo: che i rabbini fissano la data della nascita di Isacco il 15 di Nisan. Cioè il giorno dopo la Pasqua, perché la Pasqua per gli Ebrei è sempre il 14 di Nisan. Dunque, Isacco, il figlio della promessa, il figlio del sorriso, è il primo nato nella nuova terra pasquale, il primo nato nella terra della liberazione. Ma non solo: il fatto di farlo nascere il 15 di Nisan significa, sempre per il calcolo dei giorni, che è stato concepito nel giorno del Rosh Hananah, che è il Capodanno ebraico, ma è soprattutto nella tradizione rabbinica il giorno del giudizio di Dio, il giorno in cui Dio giudica l'uomo. E questo è meraviglioso. Perché qual è il giudizio di Dio sul mondo? Il giudizio di Dio sul mondo è un sorriso, perché Isacco è il figlio del sorriso. Che meraviglia! Infatti, la frase che dice Sara, motivo di lieto sorriso mi ha dato Dio, può essere benissimo tradotta anche più semplicemente con Dio mi ha sorriso. Avevamo già visto l'assonanza tra il nome di Isaac e il verbo ridere. E appunto qui ancora è spiegato in un altro modo, cioè non è quel riso quasi incredulo di Sara. Ma è il sorriso di Dio sul mondo. Isacco è il sorriso di Dio per Abramo, per Sara e per tutte le genti che in qualche maniera beneficeranno della benedizione di Abramo e di Sara. Allora notiamo qui due cose. La prima è la consapevolezza che ha Israele del fatto di avere una missione per il mondo intero. Israele lo abbiamo già detto, è popolo sacerdotale. E questo vuol dire che la nascita di Isacco non riguarda soltanto la discendenza di Abramo, ma riguarda tutti gli uomini. Tutti gli uomini ora devono gioire, possono gioire, perché finalmente inizia ad esistere il popolo di sacerdoti. Il popolo cioè che costituisce un legame, un ponte tra Dio e l'uomo. Noi cristiani naturalmente crediamo che dopo la risurrezione di Gesù il testimone è passato, per così dire. Oggi il popolo di sacerdoti è la Chiesa. Oggi siamo noi che abbiamo questo compito storico di essere un ponte tra Dio e l'uomo. Voglio ancora sottolineare l'uso del verbo visitare, che è importante. Il Signore visitò Sara. Il verbo visitare è un verbo molto importante nella Bibbia ed è sempre riferito a Dio, perché non è semplicemente un visitare, così come noi potremmo dire faccio una visita di cortesia, per dire, no? Ma è un visitare autorevole. Eh, il verbo greco è episcopein, da cui la parola italiana è vescovo. Eh? Il vescovo è colui che visita il popolo di Dio. Ma di per sé episcopein significa guardare con attenzione. Dunque visitare è una visita qualificata, come può essere appunto la visita di un medico. È guardare una situazione, guardare una realtà, ma è anche agire in quella situazione e in quella realtà. Visitare Sara, in questo caso, significa appunto farla ringiovanire praticamente, almeno... Il Midrash interpreta il miracolo di Dio come un ringiovanimento di Sara e quindi renderla di nuovo capace di concepire. Anche il Vangelo di Luca utilizza diverse volte il verbo visitare in questo senso forte. Per esempio quando nel, nell'inno cosiddetto Benedictus eh, Zaccaria dice Dio ha visitato il suo popolo. Oppure nel momento in cui Gesù, piangendo sopra Gerusalemme, dice: Non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ma del resto è lo stesso verbo usato quando Mosè nel Robete Ardente riceve la vocazione di liberatore del popolo di Israele e Dio gli dice: Ho visto la miseria del mio popolo. Il nostro Dio non è un Dio che rimane lontano, e estraneo alla storia. Anzi. È un Dio che si immischia con noi, è un Dio che visita il suo popolo, è un Dio presente, che entra continuamente nella storia dell'uomo. Questo movimento di Dio che entra nella storia dell'uomo è, se volete, il primo passo dell'incarnazione. O se preferite, l'incarnazione, il Natale, la nascita di Gesù, è la definitiva visita di Dio, il definitivo immischiarsi di Dio nella storia del mondo. Quindi vedete, il verbo visitare può avere diversi significati, può indicare anche una cosa brutta, non necessariamente una cosa bella, cioè il giudizio di Dio, la sua sentenza, però certamente esprime sempre il compimento di una promessa, cioè Dio visita il suo popolo appunto per compiere le sue promesse. E questo credo sia per noi, per noi cristiani, il primo e più importante insegnamento che possiamo ricavare da questo brano. Dio è fedele. Possono volerci 25 anni, come è stato il caso di Isacco, ma Dio è fedele. Dio compie le sue promesse. E questo per tutti noi naturalmente deve rimanere come un segno, come un esempio che fortifica la nostra fede.